no, mi sa di no. 9 ore e 38, siamo al chilometro 65. Sì, hola ragazzi, siamo freschissimi, eh. E buongiorno a tutti, sono partito questa mattina da Milano e adesso mi trovo a Firenze, all'imbocco praticamente, come possiamo vedere, dell'autostrada. Sono qua ad aspettare che arrivi il mio assistente di gara, cioè mia mamma, che mi darà una mano durante il percorso e quindi verrà a farmi assistenza esterna alla base vita del chilometro 36. Ed eccoci qua, finalmente a Radda in Chianti. E niente, sono qua per ritirare il pacco gara. Finalmente sono ritornato all'agriturismo dove rimarrò questi giorni di gara e mi sono un po' rilassato e adesso stavo rivedendo un pochino la strategia di gara. Ho ritirato ovviamente il pacco gara. Mostro il pettorale dell'edizione Chianti Ultra Trail del 2023. Ovviamente questa volta tenterò di fare questa piccola follia e proverò il percorso della 73 km con 2900 metri di dislivello positivo. Dopo la sveglia alle 3:45, adesso sono le 4 e direi che faccio un po' di colazione. E ormai ci siamo. 10 minuti e via! Il countdown adesso è vero! Il countdown dice meno di 10 minuti allo start! Venite, venite, venite ragazzi! Venite! Eccoli! 5, 4, 3! 2, 1, vamos! Divertitevi! Divertitevi! Ci vediamo tutti qui! Vamos ragazzi! Vi voglio tutti qui! Chilometro 6, la gara è partita 33 minuti fa, sto tenendo un passo un po' lento, diciamo, con il limitatore. Mica tanto, 5:30 forse può essere un po' troppo spinto, ma sto cercando comunque di non spingere per, come dire, risparmiare un po' di energie per quello che mi aspetterà dopo. Sono molto contento di essermi iscritto a 73 km, la portiamo a casa ad ogni costo e con calma. Credo, è stato da poco il primo ristoro al chilometro 9,5 e adesso si sale un po'. Come discesa siamo entrati in un sentiero di bosco, ammetto che è la prima volta che faccio una distanza di questo tipo e finora il mio massimo è stato esattamente 46 km con la Transgran Canaria un mesetto fa. Ragazzi, diretta live dal Radda in Chianti, 73 km, stiamo a metà, stiamo un migliore, stiamo.
giusti, invece con il ristorino tranquillo, e poi che arriviamo, e poi si riparte, e al 50° se ne riparla. Freschissimi. Sono praticamente al chilometro 37, ho passato il terzo ristoro che è a metà gara e fin qui tutto bene, devo dire. Il meteo è stato finora favoloso e adesso è uscito un po' di sole, finora abbiamo avuto un po' di, diciamo, un po' di tempo nuvoloso. Sono un po' preoccupato per la parte che verrà dopo, dal chilometro 50, però diciamo che finora mi sono un po' risparmiato per quanto possibile e vedremo come andrà la salita verso Monte San Michele. Speriamo bene. Chilometro 44 e 400 metri, si intravede il ristoro del 46° chilometro, Castello di Albola. Forza! Non è arrivata al Castellano! Vai a scioccarti di là. Ciao. Ciao, grazie. Grazie. Chilometro 57 è fatto. Dovremmo essere al ristoro. Questo è in cima a Monte San Michele. Un po' ventoso, dai. Però ottimo. Ciao ragazzuoli, allora siamo al chilometro 58, ragazzi, in grande forma, volamo, 8 ore e 40, siamo in gran forma, adesso un par d'ore, se spera, e arriviamo a destinazione, poi birra e via de corsa a casa, a tardi. Ciao ragazzi! 9 ore e 38, siamo al chilometro 65. Sì, hola ragazzi, siamo freschissimi, possiamo farlo un'altra volta se volete, mo perché ci sta da fa. Mi sta di che è un po' stanco, se no si spegneva ancora, non ce ne frega la sera. Ciao. Grazie. Era pure ora che finiva. Giovanni, oh, spiritino. Conrad! Grandissimo! Ehi Giovanni, eccomi qua! Come va Giovanni, arrivo! Grande cazzo! Grande!
Buongiorno a tutti. Oggi è il giorno dopo la gara e poco fa ho visto la partenza della 20 e della 15 km. La gara invece, che dire, è stata bellissima, percorso bellissimo che in parte avevo già provato lo scorso anno con la 42 km e anche i paesaggi sono stati favolosi. Oltre questo direi che anche il meteo ha aiutato moltissimo perché non c'era tantissimo sole, diciamo che soltanto a tratti è stato un po' più caldo, però tutto sommato è andata benissimo. Mi scuso se non ho fatto moltissimi video, soprattutto da metà gara in poi, ma è stato perché ero in ottima compagnia con Giovanni, che ringrazio tantissimo perché abbiamo fatto praticamente la gara assieme dal chilometro 21 in poi, e questo è stato secondo me un'ottima cosa perché ci siamo divertiti, abbiamo chiacchierato e ce la siamo gestita molto molto bene. Ci tengo moltissimo anche a ringraziare l'organizzazione che, come al solito, ha pianificato alla perfezione tutto. Per chi volesse tentare il prossimo anno di fare la 73 km, un consiglio: risparmiatevi, perché la gara inizia dal chilometro 50 in poi.